Bentrovati amici di Fixer. Anche con questo caldo, le cose che bollono in pentola qui ci sono sempre, bollono sì, proprio caldo. Veramente tante. E guardate un po' cosa ha recuperato Mirko. Sì, questo l'ho recuperato a un evento, grazie a Nicola che mi ha regalato questo bestione. Una gentile donazione. Grazie Nicola, è stato veramente... Come si chiama vostro questo? Questo è un EDS, un 64 EDS, un computer, cioè computer lo conosciamo. È un marchingegno tedesco, un cassone per trasformare il Commodore 64 in una specie di workstation come lo pensiamo noi in nuova generazione, comunque un PC desktop fatto apposta con già addirittura la sagoma per poter mettere poi il registratore, il monitor per appoggiare, avere tutto un sistema già completo con addirittura due bei floppy drive, quindi manca uno. Sarà da vedere poi anche l'altro se funziona, sarà da vedere anche il 64 se funziona. E c'è un bel da fare, c'è da ricostruire la tastiera perché manca la tastiera. Infatti ho preso già dei pezzi per poter poi cominciare a riparare tutto questo. La tastiera, manca il tastierino numerico che non so se è stato messo qua dentro o sta ancora sotto in garage, comunque c'è anche lui. E il tastierino numerico manca dei tasti, il problema è che quei tasti lì sono proprio diversi da questi tasti, quelli classici sulla tastiera normale, anche la serigrafia lì ci sono solo i numeri e le lettere perché era un tastierino esadecimale, quindi anche il tasto 1, 2, 3 non ha il simbolo poi sopra il percentuale o gli altri caratteri, quindi vediamo come poter fare, se magari lo stampiamo in 3D, vediamo, è un bel lavoro e sarà ancora soluzioni retrofixer. Sì, diciamo che durante queste ferie abbiamo trovato il lavoro da fare. Poi questo solo, ecco, ho preso anche un altro drive abbastanza economico per colmare questo vuoto, riparato anche lui perché non funzionava, e questo andrà proprio a sostituire quello che manca, diciamo, andrà ad aggiungersi a quello che già c'è. Ve la faccio vedere anche nelle altre sue componenti lati, è un bestione pesantissimo. Pesante. Eccolo qua. Qui abbiamo la parte più qui dei viti che si muovono, cavi, connettori dentro, parte poi, laterale. Poi quando faremo la riparazione spiegheremo anche tutto come è fatto, bello. Ed ecco qua, guardate la parte dietro, con l'alimentazione diretta con la presa tedesca addirittura. Sì, una era per il monitor, giusto? Questa qua per il monitor e questa qua ovviamente l'alimentazione generale. Il bello che dentro troviamo anche una ciabatta tedesca, proprio... C'è spazio il per top. tutto qua dentro ci hanno messo. Sì, hai detto bene, sembra proprio una workstation, l'idea era quella. L'idea sì, era di fare un... Compatta, per l'epoca direi piccola, sì. Sì, pesa... Diversi chili, cassone. Peserà a braccio, saranno una decina di chili, forse anche qualcosina di più. Bello. All'interno è carino perché c'è un Commodore 64, proprio una scheda di quel computer lì. Qui l'apertura non è drive, ma mi sa che no, c'è solo appena due viti attaccate dietro, davanti non so se già era aperto. Facciamo vedere. Sa che già davanti era aperto, quindi davanti qua si apre. Questa la sto svitando. Oh, c'è tutti i cavi però qui. Perché una volta sfilato dovrebbe poi venire su questa parte qua. E adesso trasformatore, ciabatta tedesca. Guardate che bestia. Come si vede, guardate qua, c'è proprio l'alimentatore ciabattone, il 64, proprio scheda intera, con una bella ciabatta all'interno. Il sogno lussurioso di un appassionato Commodore dell'epoca. Che bestia. E poi abbiamo proprio tutta la scheda qua. Qui come vediamo il drive. Con il suo adattatore, questo qua, non mi ricordo, mi aveva spiegato probabilmente... Sostituisce un chip, quindi si collega... Sì, si collega, c'era un tasto di reset. Eccolo qua davanti, sì. Che è questo qua, il tasto davanti che serve per resettare il drive, ovviamente anche il secondo. Il secondo pure ha il suo adattatore che sta qua dentro. Quindi ci sarà... Infatti eccolo qua, questo è solo... Reset floppy 1 e 2, questo è solo per tirar fuori il segnale di reset, è un adattatore che prende diciamo il segnale di reset e reset. Sì, c'ha solo due pin collegati in effetti. Sì, anche perché purtroppo questi drive una volta che sono stati incassati all'interno non possiamo spegnerli, quindi se vanno in errore qualsiasi problema noi normalmente sul 64 spegnevamo, riaccendevamo il drive e andavamo.
Qua, non potendolo fare, abbiamo bisogno di un tasto che resetti proprio tutto. Sì, prende due pin e li mette in corto probabilmente. Che storia, comunque è una cosa bellissima. Abbiamo poi qua il LED, quindi manca uno. LED per, sempre per il drive. Ecco, anche qua da vedere poi dopo dove era collegato. Qui dovrebbe essere su questi pin qua. Qua non ci arriva. Qua non dobbiamo ricostruire noi. Se non c'è nella bustina. Sì, comunque c'è già un LED qua dentro, già c'è, quindi alla fine posso prendere quello lì e montarlo direttamente. Il pulsante qua. No, on off c'è ancora, qua dietro. Quello sì, perché è proprio il drive senza il suo case buttato qua dentro. Però ovviamente se è chiuso. Qui abbiamo poi le staffe per poter poi reggere il peso del monitor. Interessante questo computer. Però abbiamo anche un problema che poi magari vi spiegheremo meglio quando lo andremo a proprio a installare e a provare, perché queste elettroniche così aperte possono dare problemi quando si viene appoggiare proprio il monitor CRT qua sopra, fanno interferenza, quindi in qualche caso ci sono stati problemi e hanno dovuto schermare questa parte qua, perché altrimenti i drive davano problemi. La manopolona qui. Lì abbiamo un selettore, ecco, sì, che esatto. Probabilmente devo forse sentire, perché non mi ricordo ancora. Era per cambiare, non so se. Aspetta che guardo il filo, un flat. Va sulla scheda madre, secondo me. Aspetta che bisognerebbe dopo vedere se c'è magari una apron, qualcosa. Sì, che va nella scheda madre. Può magari con quel selettore cambiare tra OG, FIDOS o qualcos'altro, qualche altra modalità. Vediamo, è tutto da vedere questo computer. Veramente interessante, sì. Roba da retrofix, ragazzi. Che sta tanta roba, ragazzi. Olè. Adesso rimettiamo a posto. Aspetta, no, la sopra dove? Il sopra, eccolo. Allora, come vediamo dietro, qui abbiamo proprio le porte del 64, perché in realtà sotto c'è proprio la scheda del 64, qua il buco per l'RF. Questo addirittura esce il cavo per il drive, che andrà proprio a fare il ponticello e si metterà qui. Allora, eccolo qua. Quindi qua abbiamo il drive collegato, poi a cascata il secondo drive. Questo è il cavo di alimentazione che farà entra e esci, quindi lo scarpone del 64 esce da qua, entra, quindi non c'è nulla di saldato interno. E finisce. Fa questo ponticello, qui abbiamo le porte joystick e il tasto di accensione del nostro. Era tutto computer. Un cricco, sì, di collegamento adattato, diciamo, solo per raggruppare e tenere tutti i cavi all'interno. Allora, ragazzi, abbiamo visto questo bel 64 gigante, grazie a Nicola sempre per gentile donazione. Questa gentile donazione, ma gentilissima. E adesso noi approfittiamo anche per farvi gli auguri per questo Ferragosto, visto che ormai siamo arrivati nel clou. Finalmente sono arrivate anche le ferie e queste due settimane lo prendiamo un pochino di relax, quindi abbiamo fatto questo video giusto per augurarvi anche voi un buon Ferragosto, state bene, rinfrescatevi. Soprattutto state al fresco, cosa più difficile. Con questo caldo anche qua su è impossibile neanche provare ad accendere il clima, diciamo il saldatore senza avere il climatizzatore poi dietro la schiena, perché se no ci si scioglie direttamente. Qua veramente è impossibile. Saldi a temperatura ambiente. Sì, sì, già si scioglie lo stagno così, basta solo soffiarci sopra. Beh, quindi adesso vi diamo anche un'altra piccola anteprima di una cosina che latita qui dentro da un po' non tanto volevo, tempo. Non volevo svelarvi troppo, ma ci vede un pezzettino poco qui. Vediamo se lo riconoscete. Vedete la parte sul retro. Tutto nero. Connettori, basta, mi chiedo troppo. Sì, adesso inizieremo questa parte qua e speriamo poi di farvela vedere con un bel prima video. Possibile, sì, con un bel video, un po' nel classico stile nostro, e credo sicuramente adesso a tempo fresco, quindi a settembre, ottobre, anche perché adesso già la situazione è già bella carica. Se avete capito cos'è potete spoilerarlo nei commenti. Sì. Provate a indovinare, comunque è abbastanza semplice da come è fatta la forma. Il colore è piuttosto caratteristico e univoco, penso che non ci siano altre cose che gli assomiglino. Forse lato console, sì, magari altre cose, qualcosina, ma io ho detto troppo già, orco miseria. Quindi ragazzi, dai, per questo video diciamo che la chiudiamo qui, quindi vi saluto. Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale se non l'avete fatto,
lasciate un mi piace, attivate la campanella, fate quello che vi pare. Se volete contribuire in qualsiasi modo, vi lascio come al solito in descrizione tutti i nostri riferimenti. E come detto prima, ogni supporto è benissimo, sì, gradito. Accetto, fate quello che volete, quello che potete, non c'è nessun problema. E per il resto, come dicevo, ancora auguri, passate un buon Ferragosto. E buone vacanze, ragazzi. Vacanze, sì. Ce n'è bisogno di riposo. Un po' di riposo ci vuole. Ripartiremo sempre più carichi tra pochissimo. Ciao Fixers! Alla prossima! Sotto il sole, altezza del mare, la brezza ci sfiora, possiamo sognare. Il ritmo del cuore pulserà con forza, sulla spiaggia nostalgica, dove tutto inizia. Accade il monitor, il mondo si accende, con la nostra console il tempo si ferma. Giochiamo insieme nella sala giochi del nostro domani. Estate retro, buone vacanze a te, con i nostri amati computer e console. Estate retro, un augurio sincero. Dei ricordi non sbiadiscono mai. Insieme cantiamo canzoni indimenticabili tra floppy e cassette. Una pausa facciamo. Le giornate lunghe passano giocando con Atari e Commodore. Il mondo sta vibrando. L'estate ci affascina con il vecchio e il nuovo. Fixe ci guida al ritmo del passato. Estate retro, buone vacanze a te, con i nostri amati computer e console. Estate retro, un augurio sincero. Retro Fixe ti saluta con amore vero. Sincero, retro.